We have a dream. Lei è una... Che cos'è lei? Una blues woman? Una cantautrice? Cioè io non lo so definire perché poi si chiamava Irene Locche, adesso ho scoperto che si chiama Irene Locche. Insomma, lei è sarda. From Sardinia to Los Angeles, Irene Locche. Ciao Irene. Ciao Red, ciao a tutti. Allora, tu sei in compagnia con Steve Postel, che è il tuo produttore. Hi, sì. Steve. Hi. Steve, partiamo subito da lui, perché lui è l'ospite, quindi io e te ci conosciamo, Irene, lui no. Allora, Steve, you worked with how many artists did you work? And with which artists did you work? Well, I'm old, so all of them. No, I've worked with David Crosby and John Oates and Jennifer Warnes and Eric Anderson, and Ian Matthews and Jackson Browne and Kenny Loggins and many, many other artists for 40 years now. Allora, lui lavora da 30 anni. E lavora con artisti come Jackson Browne, Kenny Loggins, David Crosby, credo abbia lavorato anche con Ben Harper, mi sembra. Ben Harper tu? No, Bernard Purdy came to our last gig actually, as a guest, but I didn't. Which was amazing, but I've never worked. È venuto per l'ultimo gig, eccetera, per l'ultimo concerto come ospite. Why? Do you also play or are only a producer? Oh no, I am a guitarist and a singer, and play keyboards and whatever else it happens to be laying around. Lui anche un chitarrista, canta e suona. Allora, Irene, io t'ho incontrato a Icnos in Sardegna e mi sei piaciuta. Poi sei venuto al premiato circolare del Barroso. Cosa ci fai al? No. Oh, there is Jimi Hendrix behind you. Yeah. He looks over us all the time. controlla sempre Jimi Hendrix. Irene, cosa ci fai a Los Angeles? Beh, diciamo che sto cercando di coronare il mio sogno. Come ben sai, ormai frequento Los Angeles da diversi anni, però in quest'anno sono riuscita ad incontrare Steve e ho l'opportunità di registrare con lui, di produrre un vero disco americano, che diciamo è sempre stato il mio più grande obiettivo. E lui, diciamo, curerà tutta la parte artistica, tutte le registrazioni, la scelta degli arrangiamenti, dei musicisti. E quindi sono qua per questo, perché finalmente sono riuscita ad arrivare al mio sogno. Ecco, ma dove l'hai incontrato Steve? Steve l'ho incontrato grazie a Bill Asher. Bill Asher è un liutaio di Los Angeles molto rinomato, liutaio di Jackson Browne, Ben Harper, David Crosby, Steve. Insomma, lui... l'ho conosciuto diversi anni fa, sempre alla NAMM Show, che è questa fiera musicale mondiale che c'è ad Anaheim. Siamo diventati molto amici e grazie a lui ho incontrato Steve. Ho capito, ma scusa, perché tu vai a suonare anche all'estero? Eh sì, ci provo, quando è possibile. Ma pensa a te. Ma Steve, why did you accept to produce... This Sardinian girl. That's interesting, right? Well, a couple of reasons. One is Bill Asher is someone that I really trust, and I know he wouldn't bring me something that he didn't believe in. That's the first thing. I think that for me, what I see is that it's a very hard market today in the world, and Irene has a couple qualities that actually separate her out from so many young women who are talented but are all kind of in a similar boat. But Irene is a terrific guitar player, really terrific, who also understands how the guitar can really interact with R&B and blues and rock and roll.
And to me, that made it really an interesting project because we can feature that, and it separates her out from 90% of the singer-songwriters, young singer-songwriters that I meet. Allora, ha detto Steve che io gli ho chiesto perché hai prodotto Irene Locche, hai accettato di produrre. Lui dice prima di tutto perché Bill Usher è questo liutaio che appunto fa le chitarre per i più grandi chitarristi e che è stato quello che ha presentato Irene Locche a Steve Postel, e ha detto prima di tutto io mi fido di Bill Usher. Poi dice noi viviamo in un periodo molto duro per la musica. E Irene è una fantastica chitarrista e ha delle caratteristiche, insomma, che lo hanno colpito parecchio. Quindi, Irene, bellissima questa cosa. Però, partiamo subito. C'è un problema, Irene, perché tu hai lanciato un crowdfunding, giusto? Sì, assolutamente. Noi adesso, allora, in realtà ti dico la verità, Red, sono venuta qua, come ho anche accennato nel video promo di questa raccolta fondi, però io sono venuta qua con l'intento piuttosto di fare una demo per introdurmi nella scena musicale di Los Angeles. Poi alla fine, parlandone con Bill, con Steve, diciamo che e anche ascoltando i brani, siamo veramente rimasti molto coinvolti da tutto questo e vorremmo portare anche a termine questo progetto, quindi non solo fare quei 5 brani, ma farne altre 5, così poi da far uscire un intero album. Ecco, ma i brani sono tuoi, li hai scritti tu? Sì, assolutamente sì, sono tutti inediti. Ah, allora guarda, intanto io faccio vedere l'inizio del promo, perché poi la parte parlata me la dici, quindi è inutile, perché dà il senso proprio, ci sei tu con chi c'è? C'è chiaramente Steve Postel in quel video che hai fatto, poi chi c'è anche? Perché siete in tre, chi Vi era? lascio. Ah, Bill Usher, eccolo qua, Sardinia Plays The Blues. I'm Irene Locke. I'm from Sardinia, Italy. I've been playing and writing songs since I was six. My passion and influence are American rock and blues music. I've been touring in Italy and Europe, and now I'm here in Katona Studios in Los Angeles with my friend Bill and Steve. I'm really excited because we're getting ready to record my original song. Please let me introduce my friend Bill. Hi, my name is Bill Asher. I'm a guitar designer, repair tech here in Los Angeles, California. I first met Irene in 2017. She entered our booth at NAMM, picked up a guitar, started playing, and I was so impressed and hooked. Basically, her guitar chops, her singing was so great. We were hoping she would get back here to record some music. So we're asking for some of your help to help support this great young artist, Irene. And we're very lucky to have a great producer, musician, and songwriter to help us with this project, Steve Pastel. Thanks, Bill. Well, Bill and I met through our mutual friend, Jackson Brown, many years ago. And these amazing guitars that you see here are his inventions. He's quite the artist, and he takes care of my guitars for a long time as well. And Bill brought me in to meet Irene and listen to her music. And it was really clear right away that we had something special. She played me a 26-song demo, and we're trying to pick
the good ones, and they're all good, so that's difficult. But I'm looking forward to working here in my studio with Irene and Bill looking over the project. I'm going to bring in some of my great, amazing friends to be the backup band. And I know you'll enjoy this music. I'm really looking forward to it. I haven't heard really great blues and rock music coming out of Italy before, so this is going to be something special. Mm-hmm. Ecco, e qui inizia la tua presentazione e dici che suoni da quando avevi 6 anni praticamente. Ah sì, è vero, è verissimo. Steve, I always thought that the future of music, not only music, the future of the world comes from women. But I could well, of course. Yeah, of course. But I could never imagine that the future of blues guitarist could come from a girl, Italian girl from Sardinia, one of the future. I don't say the future, but one of the future. Yeah, well, you know, it's interesting you say that because when I came up, I think the only blues guitar player who was a woman was Bonnie Raitt. 35 years ago. She was the only one. Ooh. For some reason, Bonnie Raitt was there. And women didn't pick up lead guitar that much 30, 40 years ago, and it started to happen more and more. And now you look on YouTube, unbelievable women guitar players. Just unbelievable. So it turns out they're better than us. We didn't know that, but that's what it turns out. Allora io ho detto che il futuro, io ho sempre sostenuto che il futuro della musica, ma non soltanto la musica nel mondo, viene dalle donne, però non avrei mai immaginato che un futuro del blues potesse arrivare da una ragazza sarda come Irene Locke. Senti Irene, ma adesso come ti chiami, Irene Locke o Irene Locke? Questo è un discorso molto interessante, ne abbiamo discusso tantissimo con Steve, è stato il primo argomento a cui abbiamo pensato. In questo preciso momento ho fatto un cambio con un nome d'arte, ovvero Irene Locke. Questo perché abbiamo cercato di capire quale fosse il mercato in cui saremmo andati a lavorare. E effettivamente, essendo questo un disco con una produzione americana, un sound americano, con dei testi americani, insomma, non, e oltretutto c'era anche la difficoltà della pronuncia, perché purtroppo qua il mio nome non è facilmente pronunciabile, quindi abbiamo deciso di cambiare il nome con un nome d'arte che fosse facilmente pronunciabile da tutti, che in qualche modo rendesse l'idea di qualcosa di internazionale e di americano. Ecco perché la scelta del cambio di nome. Però sono sempre io, sono sempre Irene Locke. No, beh, non sei sempre Irene Locke, perché una volta eri Irene Locke, adesso sei Irene Locke. Sì, è tutta un'altra storia. Senti, Irene, tu mi hai, perché io, anche se devo dire che vedendo lui, sapendo che è un chitarrista, tu sei un chitarrista, se avesse due chitarre attaccate vi ascolterei volentieri sto giro, però non credo sia possibile, dico bene? Non abbiamo nulla attaccato adesso, non pensavamo... No, perché io non amo la musica fatta su internet. Tu mi hai mandato un brano che hai fatto nel balcone, peraltro ripreso in maniera incredibile, perché avendo il diaframma automatico, quando, siccome tu sei in ombra e dietro c'è il sole, quando tu sei davanti allo schermo, dietro vedi sovraesposto, poi quando tu ti togli diventi nero tu e si vedono gli alberi. Ma cos'è quello, l'appartamento dove sei a Los Angeles? Io sì, in questo momento sono ospite a casa di Bill, della famiglia di Bill, che appunto, come potete immaginare, mi stanno sostenendo veramente in tutto quello che sto facendo. E quindi ieri era una bellissima giornata, anche oggi, per dire la verità, e ne ho approfittato perché ci tenevo che trasparisse l'aria californiana, il sole, e quindi per quello che...
l'ho fatto lì. Ma il pezzo che ascoltiamo adesso, che è Culver City, è un brano che farà parte del disco o no? No, il brano si intitola In My Baby's Arms. Culver City è la città in cui sto abitando. Sì, è un inedito che sarà presente nel disco. Ah, quindi questo In My Baby's Arms sarà presente nel disco, giusto? Sì. Ok, allora ascoltiamo lei a Culver City, ma Culver City è vicino a Los Angeles, sì. Sì, vicino a Santa Monica, sarà una ventina di minuti dalla downtown, dal centro si può dire. Ok, ecco, questo è In My Baby's Arms, che sarà nel prossimo disco di Irene Locke. No, non Irene Locke, Irene Locke. Got it. Trust myself, I know. And I see so many people trying to get to the top. Some chase forever, others lose themselves. It's not so easy to try to explain. But if I have to choose something, be nothing. Because the more I go, the more I understand. At last, believe it or not, there's no one to do. In my baby's arms. Eh beh, è un bel panorama, eh? Talento, talento e classe si incontrano indissolubilmente, grande, continuano tanto orgoglio della mia conterranea, questo è Nicola Scalas, buona l'acustica, fresh music, fantastica, yes, non so. Trovano delle affinità con James Taylor addirittura. Bello il pezzo, bella lei. Bello, buona accusa. Sono tanto orgoglioso della mia conterranea. Insomma, sono orgogliosi di te, Irene. He says a new Johnny Mitchell from Italy. He says this. Much funkier than, I mean, Johnny's my hero, but she's fun. Irene's funkier than Johnny. Ah, lei ha più funk di Johnny Mitchell, ci picchia, molto brava, eccetera. Ok.
But who plays the guitar in the record? Irene and? Oh, well, the way we'll do it is Irene will play the basic guitars and the solos. And if I hear something, you know, a little color, I'm sure I'll add a thing or two, but it's mostly going to be an Irene. Allora, la maggior parte delle chitarre le fa Irene Locke. E, però se lui trova qualcosa di colore che gli piace, glielo mette anch'io, anche lui. Allora, senti Irene, allora per poterti aiutare nel tuo crowdfunding c'è un sito, se non sbaglio, che si chiama, come si chiama il sito? GoFundMe, è un sito, si può trovare tranquillamente anche su Google, ma oltretutto è pubblicato tutto anche nei miei canali social, Instagram, Facebook. Questo sito permette appunto di poter contribuire alle donazioni per la raccolta fondi. Abbiamo condiviso il video promo ieri mattina. Abbiamo già ottenuto un buon livello di donazioni, infatti vorrei anche ringraziare di cuore tutte le persone che hanno donato, e nulla, si può trovare tutto lì, nei miei canali social. Allora, andate, devo dire che il suo Facebook è ancora Irene Locke, non è già Irene Locke, mentre invece su Instagram c'è già Irene Locke, su Instagram. Sì, in realtà abbiamo già cambiato anche, abbiamo cambiato anche su Facebook. A proposito, sto collaborando con un team di social manager che mi sta aiutando in questo percorso, e vorrei ringraziarli di cuore per tutto quello che stanno facendo. E grazie a loro, appunto, sto aggiornando tutti i canali. E nulla, invece per quanto riguarda la campagna di GoFundMe, è molto facile, gofundme.com/IreneLocke, scritto Irene Locke, LOCK, e si trova. Sì, allora fammi dare un'occhiata, Irene Locke, no, perché l'avevo messo, mi ero fatto la tua copia, vabbè, comunque, eccolo qua. Allora vi dico subito che il sito è GoFund, com'è? È GoFundMe, scritto GoFundMe. Allora, G-O, Genova, Otranto, Go come vai, Fun, sì. fai conto come divertimento, Fun, poi c'è D, oppure, sì. D e poi Me, GoFundMe, GoFundMe, GoFundMe. Sì. com / Irene Locke, Locke è LOCK, non scrivete Locke, e quindi fra l'altro tu mi hai chiamato prima di andare, io ho provato di dirti guarda che abbiamo dei casini, nessuno fa donazioni, e tu invece mi hai detto cioè è il sogno della mia vita, e come si fa a dire di no, cioè è il sogno della tua vita, quindi devi farlo assolutamente. Mi rendo conto che siamo in un periodo di cambiamenti, di difficoltà, oltretutto dopo tutto quello che abbiamo passato per via del Covid, adesso purtroppo c'è anche un'altra grande difficoltà a cui stiamo pensando, però allo stesso tempo mi rendo conto che dal mio punto di vista, come persona, come artista, per quello che ho vissuto, avevo necessità di fare quel passo in più e di rischiare, ecco perché sono qua. Sto mettendo in gioco tutta me stessa, perché ci credo, e perché ho soprattutto bisogno anche di sbagliare per migliorarmi, ma non credo di sbagliare stavolta, credo che sarà qualcosa di veramente bello. Brava. Il sogno della mia vita è un tuo saluto. Questo è Marzia Google, non so perché vuole un tuo saluto. Marzia Google. Grazie, tanto. Lei è un'artista, Angela Manganiello, ti manda tanti cuori. E quindi, hello Steve, you betcha,
Saludos Irene Locke, Irene Locke. Benissimo, bellissime parole. Che strumentazione usi? Ti chiedono. In questo momento, se si intende l'amplificazione, sto usando, generalmente uso un Magnatone Stereo Twilighter. La Magnatone USA è un brand di amplificatori americano, di cui sono endorser dal 2015, e ha uno dei suoni più belli che abbia mai sentito. Invece, per quanto riguarda le chitarre elettriche, in questo momento sto suonando una Shure T Deluxe, che è la mia chitarra di fiducia in questo momento, perché sono diventata endorser anche endorser significa rappresentante della Shure Guitars, che è la casa produttrice di Bilasher. Ed infine, invece per le chitarre acustiche utilizzo Blue Ridge Guitars della Saga Music. LRX anche. Insomma, un sacco di cose. Potremmo fare una diretta solo per quello, Red. Senti, chi è questa zia Sonia? Ciao Irene, bravissima zia Sonia. Ah, meraviglia. Ciao Sonia. Sonia è la zia di mio marito. Perché devi sapere che mi sono anche sposata, non so se ti ricordi quando venni da te a fare l'intervista e raccontai di una persona speciale che era con me. E quella persona, non mi sbagliavo, è diventata parte della mia vita integrante. Ma scusa, e questa persona speciale cosa dice di questa tua follia? Perché non credo che lui ti abbia potuto accompagnare. In questo momento no. Infatti, nonostante stia vivendo con gioia tutto questo, diciamo che la parte più difficile è proprio la lontananza. Però lui mi sostiene e crede in me, quindi diciamo che se sono qua e se continuo ad andare avanti è perché anche lui mi dà tanta forza. Questo è di nuovo il sito gofundme.com slash, non c'è la F in mezzo, è slash Irene Locke, la F non No, c'è in mezzo. ok. Questo è il sito, l'abbiamo già mandato un paio di volte e quindi, senti Irene, niente, io ti saluto, tu mi hai consigliato quel video che era, questo video a Cantina Mesa. Che cos'è questo video qui? Dimmi. Ho suggerito quel video perché, oltre al fatto, che è uno dei più recenti, ma si vede proprio che suono la Shure Guitars, la T-Deluxe di cui ho appena parlato, e si vede anche il Magnatone, ed inoltre suono un brano inedito con la mia band che sta in Sardegna, quindi ho trovato che fosse il più appropriato da condividere anche con voi. Allora, thanks a lot to Steve. Thanks, My Steve. pleasure. Great to meet you. Do a good job, and I don't know, it's a dream, but if you could come in Italy and play with her when she comes in my show, would be great. But I don't know if you will come in Italy because you are Los Angeles-based producer and musician, right? We travel, I travel all over the world. I look forward to playing in Italy. Ok, Irene lo devi invitare in Sardegna, eh? Lui non c'è mai stato in Sardegna. No. Steve, you never go to Sardegna. I have And not. did you come to Italy? Yes. Where? Florence, Venice, and Rome. Oh, yes. But Sardegna is a particularly highland. It's unique in all the world. I can't wait. I'll definitely come there. Okay, Can allora. I stay at your house when I come there? No, I haven't any house in Sardinia, but we could meet. Dove abiti tu, Irene? In questo momento l'Oristano Sameromidis. Ah, Oristano. Sì,
Vengo la Santa Giusta, poi sono nata ad Oristano, vengo la Santa Giusta, adesso abito a San Vero Milis, quindi Ah, ok. Ma è vicino a Oristano? sì, sempre provincia di Oristano. Ah. Avevo una ragazza sarda, Fois, Cristina Fois, non so se la conosci. Ah, sì, certo che la conosco. Mi sono collegato con lei la settimana scorsa, mi ha detto che non è andata molto bene la Sartiglia, eh. Avete raccolto poche stelle. Sai che non ne so nulla, sono stata talmente tanto impegnata qua che non ho seguito niente quest'anno, non so Però niente. sai cos'è la Sartiglia. Beh, certo, sì, assolutamente. E sai che non raccogliere molte stelle significa che non ci sarà un buon raccolto. Sì. Io spero che tu lo faccia lì a Los Angeles un buon raccolto, ok? Grazie. Grazie. Grazie a Irene e grazie a Steve. Ciao Steve, e vi lascio e ci vediamo in Cantina Mesa Irene Locke, perché ormai è così, che suona del blues con questo Falling Down, si chiama il brano, e ha questa chitarra creata da Bill Asher. Ciao a tutti, bye! Ciao Red, grazie ancora. Sleep when all the doubts I have are laying next to me. I'm trying to think and at your eyes, but I kept turning on to.
Wah, 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 wah